Salve a tutti i giocatori di Minecraft, eccoci qui su una nuova parte di questa serie, la serie della Technic Patch. Vediamo, ho raccolto solo alcune cose, cioè tipo la clay, qui, e ho fatto aggiornare, diciamo, ho fatto la stanza per il portale del Nether, come vedete. Qui c'è poi della stone, ho fatto anche una porta, ho voluto fare, fatta qui dietro, ho fatta. Qui sono ancora i minerali, faccio vedere sopra anche cosa ho fatto, intanto qua chiuditi. Vediamo, ecco qui, ho aggiunto altri 4 pannelli solari, giusto che ne eravamo rimasti un po', cioè abbiamo sempre poca energia, quindi aspettiamo di giorno, perché qui non c'è molto vento. Intanto facciamo così, volta contraria, mettiamo il backpack, vediamo, e ok, finito. Abbiamo molta più energia in questo modo. Qui non c'è neanche molto vento, per questo non riusciamo di notte a prendere, come si chiama, energia. Comunque, oggi facciamo tante cose belle. Per prima cosa, che mi ero dimenticato di fare stavolta. Ok, questi, le polveri. Prendiamo queste qua e vi faccio vedere. Vediamoci. Mettiamo questo al centro e questi qua verdi. Vediamo, perfetto. Abbiamo il Divining Rod, che poi lo potenziamo con questi qui celeste. Per finire con quelli lì blu. Sono quelli là più che ci vuole per fare, giusto, ci vuole un diamante. Perfetto. Questo attrezzo serve per ci dice il valore dei minerali che ci sono. Una cosa si fa. Aspettate. La cancella. Dove si dice quanto dietro di qua, quanto c'è. Però, aspetta, come si... No, così no. Buttiamo la terra. Vabbè, comunque dietro ho un certo numero di spazio che sto cercando di capire. Vabbè, comunque si dice tipo quanto valgono. Questo serviva nelle caverne. Però c'è da dire che non so come... Ah sì, con la G, vediamo quanto per ogni... in che ambito di spazio vogliamo ricercarli. Noi teniamo su 16x3x3. Ad esempio, questo è solo stone e ci darà 260. Vabbè, ci sarà tipo qualche minerale, giusto che c'è una caverna sotto di noi. Può essere una caverna, intanto, intendere. Comunque, questo è l'utilizzo di questo oggetto. Un altro oggetto è da fare. Serve una wrench, ci serve. Vediamo se la tengo nei macchinari. Ok, abbiamo fatto ingotti. Ok, la tengo. Andiamo qui. Prendiamoci la polvere di tin. Facciamo. No, cancia. Dobbiamo fare il bronzo. Adesso vi faccio vedere come si fa. Si fa così. E così. Questa è la polvere di bronzo. Penso 26 basti. Andiamo pure a posare, intanto mettiamo a cuocerla. Vediamo, copper, bronze. Dai, sto sbagliando pure. Vediamo l'app, così facciamo subito, perché voglio farmi quell'altra crunch che voglio farmi. Quella che vi ho detto che serviva per smontare i, come si chiama, i nostri macchinari e girarli anche. Mentre falli, facciamo un'altra cosa. La cosa diciamo più importante attualmente. Servirà legno, che ci è rimasto poco. Va bene. Sì. Ok, prendiamo del coal. Prendiamo tantissimo, perché tantissimo ce ne serve. Dobbiamo fare questi oggettini qui. No, aspetta, no, questi non ci servono. Sono imbrogliato. Serve la Philosopher's Stone. E così. Ce ne serviranno 8 di questi. Non penso però. Proviamo. Ok. Ah, oh, scusate. E dobbiamo fare altre. Mi
faccio vedere subito cosa stiamo facendo. Facciamone il più possibile. Sì, vabbè. Ah. Perfetto, abbiamo fatti 24. Poi così. Ok, ne abbiamo fatti 8. Prendiamoci la nostra presa di stone. Dobbiamo fare questo oggettino qua, che ci risolverà metà dei nostri problemi. Abbiamo 4 di questi. Cominciamo. Vabbè, accendiamo, teniamo. Prendiamo l'accendino. Accendino. Attrezzi questo. Sì. Mettiamo qui. Accendino al centro. Mi servono 4 di questi. Da mettere così. Ah sì, vediamo un attimo com'era. R. Ci serve la nuova catalyst. Ah, con il blocco di TNT. Perfetto. Però basti la TNT che tengo. E la... come si chiama? Così vediamo, c'è della sabbia. Ah sì. Ce ne servirà. Secondo me non basta. Dovremmo ammazzare un po' di creeper. Ok. Usiamo un tutto. Andiamo qua per far vedere che è la roba nostra. Andiamo a uccidere qualche creeper. Non vedo ancora le cose che ho preso. Troviamo un creeper. Cercando di non farlo saltare in aria. Ok, trovo un creeper. Ok, adesso è tutta abilità. Tandadà, tandadà. Ok, questo mi avviso, uccidiamo. Cominciamo. Non dovevano saltare in aria, vero? Ok. Oh, sono pure senza cibo. No. Uffi. Senza cibo, dobbiamo mangiare. Ok, cibo, cibo. Recuperiamo un po' di vita. Ma è che salta tutti in aria? Uffi. Che è sto coso? Io li trovo. Ah, comunque la spada è di Rubino. Con i minerali che ho trovato, l'ho fatta. Uffi, cioè... aspetta, se ne posso fare una bella cosa. Non ci ho pensato. Posso perdere tempo a uccidere qualche creeper? Possiamo prendere. No, prendiamo la bella nostra qua. Possiamo far imparare il troll della cosa transmutation. Qui. Possiamo vendere... tipo... 3 di questi. E prenderci questi. Che non la fa mattare? Non la fa rimattere. Poi questo fa mattare. Uffe, questo qua va. Che me la fa mattare? No, che brucia. Perché non me ne fa? Ah. Abbiamo fatto da uccidere sto creeper, mo. Ci metto 100 anni a uccidere sto creeper qua. Aspetta, faccio saltare in aria. Comunque la potenza di questa spada di Rubino è pari a quella là.
sfortuna. Comunque pari a quella di ferro, è più poco più resistente e poco più forte. Fa diamante, basicamente. Però è più bella, devo dire, in rossa. Capitemi. Ma che ci manca? La sabbia. Mamma mia. Chi è questo boss? Cioè tu gli trovo sti cose strane, ma chi è? Ho pure il lupo qua. Cioè per questi non attendo come uscire. Perfetto. Cerchiamoci questo. Se viene 4, vero? Sì, perché poi si fa così. E io ne ho fatti anche di più. Cioè, devo uccidere, no, sono le cose. Perfetto, abbiamo fatto il Destruction Catalyst. Praticamente serve per distruggere un certo limite di blocchi, tutto ciò che c'è davanti. Però dobbiamo fare anche un'altra cosa. Che si chiama... Che serve questo qui. Ci servono altri di questi e un diamante. Perfettissimo. Dobbiamo rifare di nuovo queste cose. Prendiamo altro carbone. Vedete il carbone come se ne va via, mo. La cosa è sfiga proprio. No, cioè non è proprio sfiga. Proprio roba, dicevi, devi spendere. 4. Ne servono 8. Ah. Ok. Prendiamo il nostro diamantino. Che ne sono rimasti 2. Vabbè, poi faccio vedere che prenderemo altri. E facciamo così. Abbiamo fatto il nostro clay star. Clay star, ad esempio, se lo prendiamo così. Adesso ha 768 DMC. Vabbè, poi faccio vedere com'è ricaricarlo. Intanto facciamo qui la roba che non ci serve. Tipo questo, che va qui. Questo qua ce lo teniamo, questo lo posiamo. E ma praticamente a corto di carbone. Cose varie, questo, questo. Le legne ci mettiamo questo. No, sbagliato. Questo, questo, questo. Armatura ci va questo. Vediamo se ce la portiamo. Vediamo. Questo distrugge... Con la V si carica. E con la... Come si chiama? Shift e V. Si rilascia. Adesso faccio vedere come andiamo a scavare. Andiamo a scavare una galleria. No, non per forza. Ecco, siamo arrivati nella nostra, come si chiama? Caverna. Speriamo di non morire. Ok, abbiamo detto con G si vedeva. Ok, andiamo in 16-4. Best 4. Non mi voglio preoccupare anche se ci sono dei creeper qua. Ok, c'è uno zombie lì. Uno zombie qui. E dove sono arrivato? Che sta zombilando, mamma mia. Ok, uno, uno, vabbè, siamo in alto. Adesso vi faccio vedere solo come funziona. Ok. Ad esempio, tenendo al minimo. Guardate qui. Cioè, abbiamo distrutto tutto cosa c'era. E ci dà questa pallina dove sono tutti i minerali che abbiamo estratto. Cioè, che abbiamo distrutto in quell'ambito. Con questo vedremo, tipo guarda, sul copper 1085, base del carbone 1128. Quello è il più alto, è più significativo ciò che stiamo cercando. Ok, adesso già che ci stiamo... Dov'è che si saliva? Dov'è che si saliva la parte? Ho pure cercato io. Qua. Stavo pensando solo. Va bene, servirà il carbone, dopo lo possiamo prendere anche. Dobbiamo fare una galleria. Ecco ciò che faremo oggi. Portale del Nether. Lo facciamo giusto di uno. Il problema è che siamo nella caverna qua.
Mi serviranno delle torce. Andiamo a averne un paio. 5, vabbè, facciamone 8. Dai che siamo a corto di carbone, però la prossima puntata io la farò. Ogni minerale è sacro. Ogni. Io non dobbiamo scavare di così. Se ci inizio voglio mettere una torcia già qui. Senza torcia non c'è niente. Ok, io voglio arrivare alla bedrock, quindi c'è da scare un po'. Ok, non abbiamo visto niente. Nel senso che cambiamo direzione adesso, dai. Cosa va di qua? Sembra che qua mi trovo alla fine. Dove è finito? Uffi, sti cosi, mamma mia. Un attimo di pace, no? Ok, noi continuiamo lo stesso la gita turistica. Certo, un po' di turno. Dove c'è lo spawn qui vicino? Perfetto, qua è perfettissimo. Ok, continuiamo da qui. Già la torcia, mi sa. Dobbiamo vedere tutto ciò che ci circonda. Arriva la bedrock sarà vicino. Vediamo, cosa possiamo dire? Stiamo scavando. Vediamo un drill, è una cosa bellissima. Ci sono un bel po' di minerali, abbiamo trovato oro. Ok, io già lo utilizzerei qui. Tipo farei. Ok, sarà una bella batosta, lo dico io. Ciao ciao. Ok, abbiamo sbagliato. Falso allarme. Perché ha tolto così poco? No dai, perché non mi fa giù? È come se fosse scarico praticamente. Io tengo però il clan qui. Non riesco a non usare. Vabbè, dovremmo riempire comunque questo clan. E così mi si chiama. Vi farò vedere anche come riempirlo. Mi spiace, sarà un po' una fregatura. Però mi aspettavo di meglio, mi aspettavo. Ci ha traditi. Comunque dobbiamo inviare la bedrock. Dobbiamo fare il macchinario per alimentare il claim. Noi abbiamo trovato un bel po' di minerali. Ci dovrebbe essere uno spunk in mezzo. Magari dove siamo arrivati? Siamo arrivati a qualche parte. Sarà una caverna. Beh, diciamo in fondo a tutto, dai. Ui, che paura! Si nascondono ovunque, si nascondono.
No, uffi. Io ho detto che volevo una bella cosa, vabbè. Ok, ricerca di minerali. In modo... Ok, c'è dell'oro qui intorno. Però aspettiamo un secondo. Noi stiamo scendendo da qui, vero? Facciamo così per dare un'indicazione di praticamente dove ci si trova il nostro coso. Ok, magari ci mettiamo pure un coso così tipo ci scala per casa, così non ci perdiamo. Comunque abbiamo detto che abbiamo trovato qui. Adesso quanto vale sta roba? 2,50 sono. Comunque qua c'è dell'oro. Vediamo, 4.000, ok. Spacchiamo tutto, prendiamo l'Elson. Ah. Ok, 4.000 poteva essere anche questa. Non ci avevo pensato. Però aspettate un secondo. Se noi facciamo così, vediamo il nostro amichetto che fa. Perfetto, era tutta per il fatto che tenevamo il claim che era quasi scarico. Perfetto, vediamolo al massimo. Buon cancer. Ok, questo qua lo togliamo per via naturale. Vediamo cosa abbiamo preso. Dell'oro. Abbiamo risolto il problema, quello lì dobbiamo tenerlo non ancora adesso. Comunque, cancel. Abbiamo 3,20, 3,20, 2,56. Già scarico. Ok, abbiamo pure scaricato. Non sapevo che si scaricava così veloce. Comunque, come vedete, molto buono. Vi farò vedere come cade nella prossima parte. Oh, penso già questa parte qui, come si carica. Non è abbastanza facile se mi sbaglio. Comunque non abbiamo di urgenza bisogno. Comunque teniamo, come si chiama, il diamondrile, comunque scava veloce. Ma quello è vero che distrugge un po' di tutto, però ci possiamo accontentare per adesso. Come vedete ha fatto un bel buco, ha fatto. Magari trovi ancora altro oro deve essere. O uranio. Aspetta, più bella se riuscì a 9.000. 8.000 volevo dire. Perfetto. Comunque ci serve questo per fare la centrale nucleare. Più avanti, non ancora adesso. Ferro. Dopo tanto tempo vi faccio vedere di nuovo in diretta io mentre scavo per trovare i minerali. Come sempre, sempre in abbondanza. Mai a corto. Ecco qui. Nella zona c'è un diamante. Diamantini, diamantini. 8.100 e soltanto i diamanti. Dobbiamo stare anche all'altezza giusta per trovarli. Vediamo. Ok. Eccoli qui. Vediamo quanti ne sono. Sono finiti già? 4.000. Ok, scaviamo giusto un altro po'. Ci dovrebbe essere oro o uranio. E ho anche diamanti. No, 2.000 mi porta. Ok. Ui, quanta bella roba. Ah, mi servivano proprio questi rubini. Devo dire la verità. Mi servivano. Anche gli smeraldi, Leggero lag. Io non cedo niente. E qui c'è della redstone. Cosa ne pensate di questi nuovi oggetti? Comunque, non voglio farvi annoiare mentre scavo. Trovo minerali.
andiamo verso le scale. Intanto vediamo anche di questa nicolite. No! Non so che dire. Abbiamo perso tutto. Questo è perché non mi sto mai a sentire da solo io. Faccio sempre le cose a testa di cane. Comunque, sono un po' sconvolto. Per essere morto nella lava. Vedi una cosa, stavo scavando sott'acqua. Dove faceva esserci la lava? Sotto l'acqua. Non doveva esserci ossidiana. Va bene. Chiudo adesso. Ci sta un bel po'. Ricrafterò tutto a telecamere spente. Perché comunque devo fare tutto da capo. Cioè mi vedo anche cosa tenevo. Un bel po' di roba. Intanto abbiamo fatto il bronzo. Ciò che avevo messo a fare. Che dire. Niente. Vabbè, faccio soltanto quello che volevo fare. Doveva farsi così in bara. Sì, comunque quest'altra Grange. E mi servirà una batteria in electronic circuit e faremo il come si chiama? Quella là elettrica, come abbiamo fatto per il 3DAP. Per quest'oggi è tutto, la mia sfiga vi saluta e arrivederci.